di linea né commerciali. Volano in formazione e a distanze minime, ben al di sotto dei limiti consentiti dalla legge. Inoltre non rispettano i corridoi aerei ufficiali e appaiono numerosi anche in zone dove normalmente il traffico aereo è assente. Queste scie formano grandi X, vanno parallele per chilometri, o formano reticolati a scacchiera che col passare del tempo non scompaiono, come le normali scie di condensazione, ma si espandono nell'aria fino a creare nubi artificiali che filtrano la luce solare. Un altro dato che avvalora l'ipotesi di un'origine militare di tali fenomeni si è avuto dopo i tragici attentati dell'11 settembre. Su tutto il territorio americano fu imposto il divieto assoluto di volo, aerei militari a parte. Ciononostante, in molti stati americani, le autorità ricevettero telefonate di cittadini allarmati che vedevano lunghe scie che non scomparivano sopra le proprie teste e che credevano essere antrace sganciato dai terroristi. Come sappiamo, non è andata così. Ma tolta l'antrace, le scie rimangono. L'ultimo inverno, ad Edmonton, nell'Alberta, Dave Dickey, un appaltatore del suolo pubblico per la città, notò che le piante del territorio stavano morendo molto rapidamente. Si occupò di far analizzare il terreno e trovò che la conduttività del suolo nella città di Edmonton andava da 4.6 a 7. Dovrebbe essere 1 in condizioni normali. Si chiese se causa di tutto questo fosse la moltitudine di aerei che intersecavano i cieli della città rilasciando lunghe scie. Così proseguì nelle analisi del terreno per la città di Edmonton e quello che trovarono furono livelli di bario ed alluminio molte volte più alte del normale nella provincia dell'Alberta. Infatti, nella zona a nord-est di Edmonton, i livelli di bario ed alluminio erano superiori di almeno 2 volte a quelli registrati vicino a una cava di diamanti chiamata Snap Lake Mine, un'area molto inquinata. Sappiamo che l'alluminio non è un buon conduttore di elettricità. Ma il bario lo è eccellentemente, proprio come l'elettrolite nelle batterie delle macchine. E quando viene sparso in cielo, i militari possono usarlo per prolungare i segnali radio e radar oltre l'orizzonte, una sorta di antenna momentanea di bario. Mr. Dickey visitò dei suoi amici all'Air Traffic Control della città in molte occasioni. In un'occasione in particolare, anche se ad ogni sua visita aveva potuto osservare la presenza di tankers americani, ma in quell'occasione, si trattava del giorno del papà del 2001, aveva portato con sé 12 ragazzini in visita e tutti osservarono 2 tankers, chiamati Petro 1 e Petro 2, volare in direzione sud dall'Alaska. Uno era a 35.000 piedi e l'altro a 37.000 piedi. Cominciarono a percorrere lo spazio sopra la città in circoli, in quello che i controllori chiamavano Commanded Airspace, e nessun altro aereo era autorizzato a volare vicino suddetti aerei. Sul radar, Dave Dickey, i controllori e i ragazzi osservarono qualcosa fuoriuscire dai 2 tankers, qualcosa che rimaneva per aria e dava un ritorno radar che i controllori chiamavano Birdie's Feet. Sembrava come una moltitudine di piccoli uccelli. E quando zoomarono al computer su questi tankers, potevano chiaramente vedere la fuoriuscita di chimici dagli aerei. Nello stesso momento sul radar potevano osservare un aereo di linea giapponese alla stessa altezza o poco di meno, ma senza nessuna scia di condensazione. Uscirono quindi dalla sala di controllo ed osservarono il cielo. Una giornata serena. Videro i 2 aerei militari rilasciare lunghe scie bianche, mentre l'aereo di linea era solamente un puntino argenteo senza nessuna scia.
Ricapitolando, ad Edmonton abbiamo avuto osservazione confermata di tankers americani, osservazione radar confermata di materiale fuoriuscire dai tankers e ottimi test multipli di laboratorio ed hanno esteso le analisi ad una zona di 40 km intorno alla città perché sono molto preoccupati e questi test hanno confermato l'anomala presenza di quantità elevate di bario ed alluminio nella città di Edmonton. A seguito dell'intenso verificarsi del fenomeno negli Stati Uniti d'America, alcuni cittadini fecero analizzare degli strani filamenti sottili come tela di ragno che ricadevano sui campi e sulle città. Questi strani fallout chimici risultarono essere una composizione di metalli con presenza predominante di alluminio, ancora una volta. Il problema delle scie chimiche di condensazione non è un problema che riguarda solo la contemporaneità, ma è un problema che già nel corso della Prima Guerra Mondiale si erano posti gli strateghi per soggiogare masse infinite di soldati nemici. Soprattutto nella Seconda Guerra Mondiale i tecnici di Hitler avevano sperimentato delle armi chimiche e batteriologiche che però venivano irraggiate sul campo tramite i bombardieri con delle bombe. Un sistema più economico, diciamo così, tra virgolette, e più pratico consisteva invece nel portare al traino di un aereo, possibilmente a elica o comunque aerei di moderna concezione come aviogetti inventati sempre dai tecnici tedeschi, dicevo, portare al guinzaglio uno di questi droni che spruzzava uno spray sul terreno che poi con il vento, con determinati tipi di consistenza atmosferiche si posavano a terra e inquinavano quindi falde acquifere, sementi, soldati a terra, tutto quello che c'era, in più inalato direttamente diventava un'arma chimica micidiale. In diverse occasioni dei mesi, dell'anno e degli anni scorsi sono stati riscontrati a terra, dopo la ricaduta di queste sostanze dovute magari alla brina eccetera, delle sostanze chimiche diverse, non sempre era la stessa sostanza. Alcune volte si trattava di bromuro, altre volte si trattava di sostanze anche addirittura tipo prioni. E i prioni sapete benissimo che cosa sono, sono quelli che generano il morbo cosiddetto Creutzfeldt-Jakob della mucca pazza. Purtroppo nel corso degli ultimi anni, soprattutto in questi ultimi 3 anni, si è verificato un'escalation di queste spruzzi, di queste sostanze chimiche. In quanto anche in tutto il resto del mondo, non solo in America o in Italia, si sono registrate queste operazioni qua, ma soprattutto si è raffinato il sistema con cui spruzzarle. Prima noi vedevamo degli aerei che lasciavano queste scie, poi a un certo punto le scie si vedevano sotto l'aereo che passava. Questo ha destato molti sospetti, anche molte domande su chi riprendeva le scene. E qualche volta, in qualche occasione, si è ripreso anche un globo a guinzaglio di questi aerei qua, che lasciava appunto queste scie chimiche, come già succedeva negli anni 30 e 40 da parte delle scienziati o delle truppe naziste che irroravano questi gas chimici sui campi di battaglia o comunque sulle coltivazioni nemiche. Molte persone hanno testimoniato di aver visto volare all'interno delle scie chimiche delle sfere brillanti della grandezza di pochi metri. Una stranezza che ancora una volta gli esperti collegano ad alcuni progetti militari per droni o velivoli radiocomandati. In Florida, a Miami esattamente, sono cadute alcune di queste sfere in una proprietà privata. Le sfere naturalmente non sono chiaramente riconducibili a un'esposizione da scie chimiche, potrebbero essere qualsiasi altra cosa, magari una sorta di sonde radiocomandate sempre legate a un progetto che si chiama Cyper. Per l'esattezza il progetto Cyper è stato sviluppato in Italia negli anni 70 da ingegneri italiani, poi naturalmente per mancanza di fondi, come succede spesso, Nemo è profeta in patria, gli ingegneri sono traslati in America dove c'era una disposizione di fondi diversa e hanno sviluppato questo progetto. Il progetto Cyper riguardava la costruzione di un sorvolatore di campi di battaglia che con delle telecamere filmava il campo appunto e tutte le operazioni di guerra senza che per questo si dovesse mobilitare un elicottero oppure un aereo con un dispendio magari di vite umane nel caso che fosse abbattuto. Questo sorvolatore della grandezza di circa 1 metro o anche 2 metri veniva